Militante nel campionato di seconda categoria. Innanzitutto, Presidente, ci spiegava a microfoni spenti due obiettivi: il primo, divertirsi; il secondo, fare anche bene, perché è una società che vuole alla fine guardare anche al risultato sportivo. Sì, diciamo che abbiamo creato questa società, il primo scopo è per divertirci, poi puntare ai playoff, perché abbiamo fatto una squadra, abbiamo puntato soprattutto sui giovani, su Mister Montefusco che ci creda in questo progetto, il raggiungimento almeno dei playoff. Almeno dei playoff, partendo dal tecnico, partendo da una squadra fatta di giovani del posto, di giovani talentuosi, ci dica un po' questi ragazzi. Sì, sono tutti ragazzi che abbracciano un po' tutta la Valle dell'Irno, quindi Mercato San Severino, Fisciano, qualcuno di Baronissi. Abbiamo creato un bel gruppo di giovani, abbastanza giovani, che hanno militato nelle scuole calcio di tutta la zona, Miranda, eccetera, eccetera. Mister, facendo un po' il giro nelle squadre, nei vari campionati, nei vari settori, stiamo notando una nuova attenzione per i giovani. Qual è il contenuto di questa squadra? Che cosa presenta in campo il Fisciano? Guardi, come diceva il Presidente, il nostro obiettivo è quello di divertirci e far divertire questi ragazzi che stanno con noi. Noi abbiamo nella nostra rosa ragazzi del 95, 96, 97, ragazzi che hanno fatto bene laddove hanno giocato, e adesso noi gli stiamo dando questa possibilità per cercare di creare qualcosa di positivo, diciamo. Non, come diceva il Presidente, il nostro obiettivo è quello principalmente di divertirci, però, come si vuol dire, divertendoci arrivano pure i risultati, oltre lavorando chiaramente. Nella composizione dei gironi quest'anno abbiamo notato che si continua in un trend, quello della riduzione un po' anche delle squadre. L'abbiamo visto, ci sono gironi anche abbastanza ampi e c'è anche l'importanza organizzativa, possiamo dire così, della società. Quali sono i vostri impegni durante la settimana? Quante volte vi allenate? Quando giocate in casa, generalmente anche fuori? Allora, noi per quanto riguarda i nostri impegni, abbiamo due allenamenti settimanali che si svolgono di solito martedì e giovedì quando giochiamo fuori casa, e poi noi giochiamo la domenica mattina e quindi ci alleniamo il mercoledì e venerdì. Poi, per quanto riguarda la composizione dei gironi, si sa, il calcio in questo momento non vive proprio un buon momento, un momento felice, e quindi di conseguenza le squadre che si iscrivono a questi campionati minori sono sempre di meno, e di conseguenza c'è poco, come dire, poca, come dire, non mi sovviene la parola, comunque c'è poca attenzione anche da parte delle istituzioni verso questo sport, anche se è lo sport in Italia che però a livello dilettantistico c'è pochissima attenzione, e quindi di conseguenza questi sono i risultati. Purtroppo i ragazzi che stanno nella nostra rosa sono ragazzi che potrebbero giocare in promozione, in qualsiasi altra cosa, però l'attenzione verso il settore giovanile e verso i giovani è molto molto poca, molto ridotta. Presidente, come si riesce a tenere in piedi una società di calcio dilettantistico che, lo ricordiamo, a beneficio anche dei neofiti di questo sport, fa girare, tra virgolette, l'impegno di 40-50 persone nell'arco di una stagione, non solo dei calciatori? Allora, è un enorme sacrificio e ci devono fare salti mortali. Dobbiamo ringraziare gli sponsor che ci stanno vicini, non sono molti, però quei pochi che ci stanno, che ci danno una grande mano. Un ringraziamento soprattutto voglio fare l'assessore Gioia, che ci affianca in questo progetto, diciamo che è stato il promotore del progetto. Quando me l'ha presentato mi ha affascinato, e quindi ringrazio anche lui che ci dà la forza di andare avanti. Noi vi facciamo l'in bocca al lupo, stiamo facendo il giro un po' a inizio campionato, ci rivedremo a fine stagione per vedere un po' quale sarà la posizione in classifica. Certamente, grazie mille. Grazie, grazie. Una battaglia infinita, eppure